Al centro la sanità di oggi e di domani, questo il titolo della 17esima edizione del Forum Risk Management in programma ad Arezzo sino al 25 novembre. Con una grandissima affluenza di operatori sanitari, di dirigenti della sanità, tante presenze d'eccellenza e soprattutto tanta partecipazione. In questo modo il Forum risponde alla sua vera natura, alla sua vera vocazione, quella di essere una grande agorà. Un grande momento di condivisione di alcune buone regole, alcune buone pratiche, di alcune proposte per il cambiamento del servizio sanitario. Ad Arezzo ancora una volta il GOT della sanità e non solo per il più grande confronto tra tutti gli attori del sistema sanitario. È diventato un po' il focus per capire le problematiche e affrontare al meglio i problemi che sul piano scientifico, amministrativo, tecnico ha di fronte quello che è la cosa più importante per gli italiani, la salute. Il disegno della sanità del futuro inevitabilmente deve passare però anche da un'analisi post pandemia. Ma indubbiamente è cambiata e non tutti i tasselli del puzzle sono ritornati, né è pensabile che tornino allo stesso punto, anche perché il Covid non è cessato, quindi è impensabile immaginare che la sanità ritorni ponendo indietro le lancette dell'orologio come se fosse un gioco dell'oca. Anche il ministro per la disabilità Alessandra Locatelli oggi ad Arezzo per l'avvio di questa edizione 2022 che ha commentato la manovra del governo Meloni. Devo dire che c'è stato un grande lavoro di attenzione per le famiglie, per le persone più fragili, per persone in difficoltà. È chiaro che siamo in un momento socio-economico molto difficile dove le risorse per la maggior parte, soprattutto quelle dello scostamento, sono state utilizzate per il caro bollette, per contenere i costi, sempre in particolare rivolgendoci anche alle famiglie più in difficoltà, però è chiaro che noi da qua, io la considero un punto di partenza, un ottimo lavoro in un momento molto difficile, da qua partiamo anche per l'anno prossimo con tavoli e riflessioni per migliorarla ancora di più.